al prossimo 16 settembre, la Reggia di Venaria di Torino ospita la mostra La fragilità della bellezza. Tiziano, Van Dyck, Tuombly e altri 200 capolavori restaurati. Si tratta della 18ª edizione di Restauri, il programma di restauri di opere appartenenti al patrimonio artistico pubblico, curato e promosso da Intesa San Paolo. L'esposizione presenta 80 nuclei di opere per un totale di 212 manufatti, restaurati nel biennio 2016-2017. I capolavori appartengono a 17 regioni italiane e coprono un arco cronologico di quasi 40 secoli, spaziando dall'antichità al contemporaneo, fornendo così un ampio panorama del patrimonio artistico del nostro paese. Tra le opere esposte, gli affreschi della tomba di Enib del Museo Egizio di Torino, la preziosa testa di Basilea dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria o il ritratto di Caterina Balbi Durazzo di Anton Van Dyck dal Palazzo Reale di Genova. Una delle punte d'eccellenza è sicuramente il San Girolamo Penitente di Tiziano, proveniente dalla Pinacoteca di Brera. Il percorso si conclude significativamente con una sala dedicata alle opere danneggiate dal terremoto.